Buongiorno a tutti, questa è la rassegna stampa di oggi di 7 dicembre e cosa sta succedendo sui giornali? Presto detto, è quella stupidaggine della tassa sulla Panda, cioè la cosiddetta ecotassa che dovrebbe permettere di comprarti una Prius con 6.000 euro di sconto e invece comprarti una Panda con 500-600 euro di aggravio, cioè questa genialata che peraltro io non riesco a capire come non si sia resi conto il governo che l'ha proposta in un emendamento, cioè proprio ci si sono messi e hanno detto pensiamo emendamento, l'hanno pensato e l'hanno fatto. Beh, insomma, questi geni del governo che hanno pensato questo emendamento, non fosse altro per quello che sta avvenendo a pochi chilometri da noi, cioè in Francia, sulla protesta degli ultimi della società, che sono la classe media che si sta impoverendo, perché quella è diventata la parte più debole di questa società, che manifestano per l'aumento delle accise. Secondo voi la tassa sulla Panda come sarebbe stata presa? Io quindi la metto non dal punto di vista sostanziale, che è quello a cui io credo, ma da quello punto di vista dell'intelligenza politica, di quella che fa sì che questo governo, per esempio, cerchi di fare il reddito di cittadinanza a pochi giorni dalle elezioni europee. Ma chiusa questa partita c'è un elemento di cronaca. No, non vado a sciare, questa mattina non ci vado. L'elemento di cronaca è molto semplice, e cioè quello del fatto che Salvini ieri ha detto in tutti i modi questa tassa non deve passare, semmai togliamo le tasse, non le aumentiamo. Posto che questo purtroppo non è vero, perché la manovra finanziaria non ha ridotto le tasse, ma le ha aumentate. Avete capito bene, la pressione fiscale quest'anno aumenterà rispetto all'anno scorso. Certo, loro ti dicono che abbiamo aumentato le tasse su categorie che non vanno bene, mentre le abbiamo diminuite su quelle che vanno bene, cosa parzialmente vera, perché poi vedremo quante sono le persone davvero interessate dalla cosiddetta flat tax a 65.000 euro. Ma su questo, diciamo, stiamo a guardare, diamo buon credito al governo, anche perché se c'è una cosa buona fatta è proprio la flat tax. Il punto fondamentale è che ieri, oltre a dire che non vuole questa tassa, Salvini ha detto una cosa in più che tutti i giornali oggi sottolineano, e cioè rivediamo il contratto, addirittura nel Maryland, Lino, ciao. E cioè rivedere il contratto allora cambia tutto quanto, perché si rimette in discussione anche la maggioranza stessa. Io direi che è una di quelle dichiarazioni un po' forti. Rivedere il contratto di governo è rivedere le tavole fondanti di questa maggioranza assurda, per la quale io lo dico molto chiaramente da un po' di giorni, c'è sempre qualche cretino che non lo capisce. E cioè il punto di questa maggioranza è che la Lega ha dovuto accettare, la componente che è stata eletta nella coalizione di centrodestra, che è stata votata dalla centrodestra italiana al sud, al nord, al centro, ha dovuto votare norme assurde, come stava per votare la tassa sulle auto, come quella che sta per votare sul reddito di cittadinanza, come il decreto dignità. Cioè il reddito di cittadinanza, cioè 8 miliardi di reddito di cittadinanza dati in questa maniera, dovranno essere finanziati in qualche maniera. E dove li troviamo? Un po' con il deficit, un po' con l'aumento delle tasse, le togliamo un po' dalle auto, le togliamo un po' dalle banche, che poi si rivalgono sopra i correntisti, perché poi le tasse vengono sempre traslate sull'ultimo della catena, e l'ultimo della catena è l'unico che non le può traslare su nessuno, cioè noi cittadini e contribuenti. Altra minchiata di questo governo, che è del tutto evidente che vede diversa la posizione della Lega rispetto a quella del Movimento 5 Stelle, buongiorno Giorgio, bello rivederti, è quella della TAV. Oggi il Repubblica, il Corriere della Sera, ma il giornale pure, ricordano quella che è successo sulla questione TAV, e cioè che la Commissione europea, la cattiva Commissione europea, che devo dire qualche colpa ce l'ha nella gestione di questa manovra con gli italiani, beh, la cattivissima Commissione europea ha detto: ragazzi, guardate che ci dovete restituire dietro e indietro i soldi che vi abbiamo imprestato fino ad oggi per fare la Torino-Lione. Non è che voi non fate la Torino-Lione e poi vi tenete pure i soldi che noi vi abbiamo dato. È una cosa di una limpida chiarezza che bisognerebbe spiegare allo strillone del Movimento 5 Stelle, cioè Travaglio, che ancora non ha capito, che continua a strillare in maniera un po' isterica sul fatto che la TAV non si deve fare, non ci sono penali. In realtà, chiamale come te pare, chiamale anche emozioni, come diresti tu, ma queste sono penali. Cioè, se ti hanno dato dei soldi e tu li devi restituire e non ce l'hai, sai qual è la procedura? Io non li caccio, tu non li prendi. Ma questo si può fare? Se sei il Marchese del Grillo lo puoi fare con Aronne Piperno, ma se sei d'Italia con la Commissione europea, la procedura "io non li caccio, tu non li pii" non esiste, perché loro non ce li cacciano più per i prossimi anni. Facile o non facile? Salvini perderà voti in Piemonte, dice Mary. Forse per questa cosa della TAV, non lo so, ma mi sembra che loro siano gli unici che la vogliono fare.
Altra questione enorme di giornata è l'arresto di Meng Wanzhou. E voi direte, chi cazzo è? Meng Wanzhou è il CFO, cioè il direttore finanziario, ma non solo il direttore finanziario, è la figlia del fondatore di Huawei. E Pamela Anderson dice giustamente, Francesco, che cosa dice? Molto delusa da Salvini, che per la prima volta, secondo me, reagisce come si reagisce in questi casi, e cioè da signore, dicendo peccato, ero un suo fan, come non esserlo d'altronde, i miei coetanei sono sempre stati fan di Pamela Anderson. Ma ritorniamo a Meng Wanzhou, la figlia del fondatore di Huawei, la sua direttrice finanziaria, che è stata arrestata in quel territorio che è governato oggi da un Minus Abens. Ve lo ricordate? Quello che si veste da indiano e fa vestire da indiano tutta la famiglia, quello che bacchetta le persone se non declinano dal femminile, non so, anche la preghiera che è da 500 anni al maschile. Insomma, è stata arrestata questa Meng Wanzhou in Canada. È stata arrestata in Canada perché avrebbe aiutato, non avrebbe boicottato l'Iran come l'America pretende. Già questa è una di quelle accuse che ti fanno un po' ridere, perché come tutti sanno, gli Stati Uniti sono un paese straordinario per cui applicano agli altri le sanzioni, ma poi loro stessi, grazie a, me l'ha raccontato un grande manager di Finmeccanica, dicono: noi se ci azzardiamo a fare un ex Finmeccanica, se ci mettiamo a fare degli affari con i paesi in blacklist americani, siamo morti. Ma se l'azienda americana chiede il permesso al Ministero americano e alla Casa Bianca, che riesce ad avere un'eccezione, loro lo possono fare. Quindi cosa succede? A Hug dalle Filippine, cosa succede? Che gli americani si beccano l'eccezione nei posti in cui non vanno più gli europei, perché se un europeo viene beccato a fare un'operazione con i paesi blacklist americani, come si è visto, non solo ti arrestano, ma ti ammazzano l'azienda. Ma il punto fondamentale, ci spiega Giannino oggi sul Messaggero, non è tanto l'arresto di Meng Wanzhou perché c'è stato un atteggiamento, diciamo, un po' flessibile di Huawei in Iran, staremo a vedere, ma per il fatto che c'è una battaglia commerciale tra America e Stati Uniti mostruosa. Il commercio nel mondo è sceso dal 5 al 3% e questo è pessimo, l'aumento del commercio mondiale. E inoltre tutta la politica americana è per rivedere il surplus commerciale che i cinesi hanno nei confronti degli Stati Uniti. Beh, se questa cosa forse può essere giusta, un po' come si dovrebbe vedere il surplus commerciale che la Germania ha nei confronti del resto dell'Europa, e tant'è che il trattato di Maastricht prevede esplicitamente che questo non avvenga, così come non si sfori il debito, però ai tedeschi nessuno glielo fa pagare, né gli arrestano i loro manager quando arrivano in Italia o in Francia. Pensate un po' voi che cosa succederebbe, ma non è questo il punto. Il punto fondamentale è che la libertà dei commerci rende più ricco il mondo. Gli Stati Uniti di questa roba qui, con l'idea sovranista di Trump, non l'adottano. Questo atteggiamento porta addirittura a un controllo, direi, molto poco democratico di quello che avviene negli Stati Uniti, e Trump che fa? Arresta la figlia del fondatore di Huawei. Volete vivere in un mondo di questo tipo? Sapete che io non sono un critico di Trump a priori, e che penso che Trump abbia dato una svolta, diciamo, diversa a un'America che si stava incastrando nel politicamente corretto obamiano, che non ci portava da nessuna parte. Ma la storia ci insegna che sulla chiusura dei commerci i rischi poi di tensioni geopolitiche sono enormi. Huawei, tra l'altro, è diventato il secondo produttore di telefonini, sta superando Apple, fattura 80 miliardi di euro, di dollari, ha 200 milioni di telefonini venduti, ha 180 mila dipendenti. Il suo capo è un ex uomo dell'esercito, ingegnere, che si è inventato questa straordinaria storia di successo del capitalismo comunista cinese, che, di cui ho totale orrore, molto più di, insomma, degli atteggiamenti di Trump. Ma insomma, una roba di questo tipo si deve fare con una certa attenzione, tant'è che ieri le borse mondiali sono crollate in tutto il mondo per questo arresto, perché rompe uno dei meccanismi per i quali gli stati di diritto si muovono, per cui in genere non si arrestano i capi delle aziende concorrenti. Soltanto Fubini riesce a prendere sul Corriere della Sera questa storia di Huawei, Meng Wanzhou, Trump, la Cina, il dibattito commerciale, dicendo che cosa si può dire sul Corriere della Sera oggi, dopo che arrestano il numero uno il numero 3 della Huawei? Cavolo! Per l'Italia sarà peggio che per gli altri. Io la trovo straordinaria. Prima c'era l'Italia, sempre il disastro, poi lo spread, poi le cose. Ma se tu prendi anche Huawei per dire che l'Italia sarà più fragile in questo contesto per Huawei, beh, io allora dico: vabbè, allora avete ragione voi, avete ragione voi, va tutto male. Quando tu vedi questa roba qua, ti viene di dire: stiamo col governo giallo-verde, perché vedi, sì, il telefono comunista, hai ragione, Andrea. Anche se il telefono comunista diventa un modo per attaccare questo governo, beh, allora vale tutto. E nel frattempo,
frattempo mi fido molto di Minzolini perché è una persona che i segreti li conosce bene, ci racconta per l'ennesima volta che Tria vuole mollare, ma in questo racconto c'è un sovrappiù. Il sovrappiù, sapete qual è? Il sovrappiù sarebbe un SMS che Tria, vecchio amico di Brunetta, dice a Brunetta e dice guarda che qua non ce la faccio proprio più. Quindi qui non è più un retroscena di quelli degli umori, qua pare che ci sia il fatto. Dice Minzolini oggi sul giornale. Sul giornale giustamente punta molto sul taglio alle pensioni, anche se le categorizza taglio a tutte le pensioni, vogliono dimezzare la pensione. Beh, insomma, Di Maio, lo leggo sul Messaggero e sul giornale, ma su tutti i giornali, cosa ha deciso? So, è oggi sui giornali che le cosiddette pensioni d'oro non avranno un taglio del 25, ma del 40%. Beh, devo dire, raccontaci un po' anche dei gilet gialli. Lo so, Filippo, hai ragione, è stato un gran casino ieri a Parigi, ne faremo domani perché continuerà essere un gran processo, un gran problema, ma se qua continuiamo con la tassa sulla panda ritroviamo anche in Italia i gilet gialli. Quindi, ritornando alle pensioni, dopo 40 anni di dirigente senza aver mai evaso un euro mi taglio del 40% delle pensioni, c'è ragione Sergio, come si permettono? Come si permettono? Dopo 40 anni che uno si è messo i suoi contributi da parte ed è andato in pensione, voi mi dovete spiegare per quale motivo al mondo, se non per un motivo di egualitarismo comunista, bisogna togliere le pensioni. Quando si fa, chiede Alessandro, ma Brunetta chiama Minzolini quando riceve un SMS? Beh, probabilmente se quell'SMS è del ministro dell'economia, amico suo, che dice che si dimette, beh, insomma, è spiacevole perché io non manderei più un SMS a Brunetta sapendo che va a finire a Minzolini, però può anche darsi che da qualche parte è uscito. Riguardo all'ultima vicenda, concludiamo con la commedia alla PD, oggi la Meli, che è quella che ha sempre interpretato le parole, il pensiero di Renzi, ci spiega che Renzi non fonda il suo partitino. Beh, tutto il mondo ne è felice e ne è soddisfatto e Minniti non è per motivo suo che ha letto. Hai letto il post sull'Iran? No, Flavio, non l'ho ancora letto. Beh, dice Renzi, ma che volete da me se Minniti si dimette? Non è neanche mai definito un renziano, anzi ha sempre fatto questa campagna con i Renzi. Ma possiamo perdere più di 20 secondi a parlare del PD o di Forza Italia? Adesso io vi chiedo, possiamo passare più di 20 secondi a parlare di PD e Forza Italia? Cioè le due opposizioni talmente inutili che oggi uno si chiede cosa possa succedere se cade questo governo? Questo è il vero grande disastro, che il governo e opposizione sono la stessa roba e purtroppo le opposizioni a sinistra e a destra mi sembrano annichilite dalla vittoria del 4 marzo e dalla combinazione che è stata diversa rispetto a quello che gli elettori avevamo costruito per gli elettori. Tagliano solo le pensioni senza sufficienti contributi o sbaglio? Chiede Pietro. No, sbagli, perché siccome i contributi rispetto a 25-30 anni fa non si possono calcolare, l'emendamento col quale taglieranno le pensioni a sopra una certa cifra è basato sull'età in cui si è andati in pensione. Quindi non in funzione dei contributi, ma sull'età di pensionamento rispetto a quella attuale. Quindi è una macchina infernale e mostruosa, per cui non contano i contributi versati, ma l'età di pensionamento, che è un indice del fatto che magari si è abusato della propria posizione contributiva, ma non è sintomatico, perché se per 40 anni e sei andato in pensione a 60, quindi precedente rispetto ai 62 o 64 oggi previsti, beh, sei andato a 60 ma per 40 anni ti sei fatto un mazzo così e hai avuto contributi della Madonna, non c'è nessun motivo al mondo che te la taglino, mentre con questa legge te la taglierebbero. Bene, Renzi non avrebbe preso il 2%, ho fatto due conti, non lo so se avrebbe preso così poco, ma noi non perdiamo più di 20 minuti. Se vi piace questa zuppa condividetela, noi ci vediamo domani sempre come al solito con la zuppa di porro. Ciao! Sì, domani mattina a Miraldo dovrebbe esserci, ciao, se non mi sveglio troppo ubriaco, ciao! Ah, la Ferrari elettrica, no, non ve la posso far vedere perché siamo in montagna, non l'ho portata.